Adesso ho capito. Non mi avete sentito perché era spento il microfono. Adesso mi sentite, ragazzi? Scrivete per favore nella chat se mi sentite. Ok, perfetto. Perfetto. Gabriella ha alzato la mano, magari ha fatto apposta oppure per sbaglio. Gabriella, se volevi chiedere qualcosa, scrivi sulla chat, va bene? Oggi, ragazzi, il tema del nostro webinar, la quarta regola dell'investitore privato, che dice che non dobbiamo tenere tutte le uova in un cestino, in un stesso paniere, perché adesso andiamo a... Penso che pensate, sapete perché, cioè, ma andiamo un po' ad approfondire su questa regola. Intanto la formula del successo, poi si può dire anche la formula del successo nella vita, del successo finanziario. Guadagni sempre crescenti, cioè creare più di una fonte di reddito, meglio reddito passivo, perché di solito le persone hanno uno, due redditi, le fonti di redditi. Qualcuno forse ne ha tre, ma devono essere molto molto di più, contando quanti fonti delle uscite abbiamo. Pianificate, le spese in modo intelligente, soprattutto le spese, grosse, ragionevolmente spendere, qui, vuol dire seguire la tabella uscite, entrate, uscite. Ricordate che abbiamo parlato nelle sessioni precedenti di questa tabella delle entrate e uscite. E ricordate anche, spero, ora vediamo se ricordate, in questa tabella, quale sarebbe la prima vostra uscita. Scrivete per favore nella chat, nella tabella delle uscite e entrate. L'uscita più importante è che deve essere al punto 1 in questa tabella, nelle uscite. Più investire in modo intelligente, uguale godere la vita. Se noi andiamo a osservare tutti questi punti, può dire che raggiungiamo possiamo dire che raggiungiamo il successo finanziario. Quindi, nessuno mi scrive che uscita deve essere al primo posto. Ragazzi, scrivetemi qualcosa. Come si dice nella scuola? Quando una persona non sa rispondere in lingua italiana. Ragazzi, non mi scrivete, allora vi ripeto, qualcuno mi ha scritto spese quotidiane. Lubov, spese quotidiane. Non c'entrato, spese quotidiane, sì, devono essere, ma nella lista delle uscite, prima uscita più importante dopo aver guadagnato soldi deve essere 10%. Ragazzi, 10% per la vostra libertà finanziaria, 10% che voi pagate a voi stessi e che fate lavorare questi soldi. Ok, la prossima volta vi chiederò di nuovo. Ci sono le cose che si devono sapere a memoria, che entrano nella nostra, diciamo, subcosciente.
Come di solito definite gli strumenti per investire il denaro? Quando andate a scegliere, cosa, ad esempio, vi chiama un amico e dice, racconta di un strumento di investimento, oppure siete andati a cercare su internet e avete trovato una proposta di investire soldi. Come di solito voi scegliete un strumento? Come si dice questa parola? Non mi ricordo. Su cosa basate quando scegliete un strumento per investire soldi? Se rispondete su queste domande sarebbe più facile capire il tema di oggi, diversificare gli strumenti di investimento. Con quale scopo lo fate? Con quale scopo voi scegliete strumento? Cioè su cosa basate e perché basate proprio su questo? E molte persone, penso che anch'io, anche voi, vorrebbero trovare uno strumento unico con cui possiamo avere sia redditività alta, sia tutte le garanzie, anche minimo rischio. Ma purtroppo, ragazzi, non esistono questi strumenti e dobbiamo, quando andiamo a scegliere, dobbiamo vedere un po' su cui basare. Sono i rischi, affidabilità, liquidabilità e redditività e sicurezza. Come vedete, qui ci sono degli strumenti di investimento, alcuni, non sono tutti, alcuni più, diciamo, più popolari. La banca vuol dire deposito bancario, i fondi assicurativi, assicurazione, Forex, mercato borsistico, o azionario immobili, investimenti in immobili, società di investimento, sono le aziende che si occupano di gestire i soldi delle altre persone, fondi di alto rischio, hype fondi si chiamano. Sono aziende che si occupano di investimenti ad alto rischio e ovviamente ad alto rendimento, ma sono abbastanza rischiosi. Multi-level marketing anche può essere come uno strumento di investimento, con partecipazione in business pronto, con partecipazione in startup. Investimento venture, quando possiamo dire un pre-startup, quando ancora progetto nella fase di pre-startup e formazione finanziaria. Questi sono più, diciamo, qui ultimamente possiamo aggiungere anche mercato di criptovalute. Come vedete, tutti questi strumenti hanno diversi tipi, diverso livello di rischi, da basso ad alto o molto alto, anche affidabilità e liquidabilità e redditività. Volevo, diciamo, tenere la vostra attenzione su quello che ultimi due strumenti, il Skyway Invest Group si occupa di ultimi due strumenti, che sarebbero investimento venture e Skyway, progetto Skyway perché è un pre-startup, e formazione finanziaria. E vedete che investimento pre-startup può essere i rischi da alti a bassi. Da cosa dipende? Dipende da in che fase si trova il progetto. Ad esempio, se prendiamo Skyway 3 anni fa, 3 e mezzo anni fa, erano rischi altissimi. Oggi non siamo ancora nella fase startup, ma siamo già
abbiamo già rischi molto più bassi. E anche affidabilità può essere da 3 a 10, dipende dal progetto. Dipende dalle persone i quali si occupano di questo progetto e altri tanti condizioni. Liquidabilità può essere da 0 a 10. Cosa vuol dire liquidabilità? Adesso andiamo a parlare. Quanto presto potete ricevere indietro i vostri soldi che avete investito? E redditività di questo strumento, io direi più alta di tutti questi strumenti che ci sono nella tabella. Investimento nei pre-startup può arrivare a 100.000% in 5 anni, 100.000% in 5 anni. E anche formazione finanziaria, come vedete, è uno strumento più, diciamo, con bassi rischi, con alta affidabilità. Liquidabilità dipende, può essere da 0 a 5, dipende come voi utilizzate le conoscenze che avete ricevuto, ma redditività in 5 anni può raggiungere a 10 per 1000% dell'aumento di capitale. È una redditività, un livello di redditività abbastanza buono. E magari avete notato anche voi, se avete fatto qualche training o qualche corso sulla crescita personale, dove di solito si parla anche di migliorare la situazione finanziaria, tra qualche anno vedete che il livello della vostra vita sempre cresce. Cioè, la qualità della vostra vita sempre cresce, oppure crescono guadagni, cresce, non so, migliorate il tenore della vostra vita. Se non avete notato, cercate di magari partecipare alla formazione e osservare come cambia la vostra vita. Andiamo avanti. Questi sono, diciamo, principali più recenti strumenti di investimento, tra cui Skyway Invest Group si occupa di ultimi due al momento. Investimento ovviamente dobbiamo sapere, cioè dobbiamo investire soldi se vogliamo raggiungere a un certo momento la libertà finanziaria, dobbiamo investire soldi. Vogliamo o non vogliamo, ma li dobbiamo far lavorare. Ma non dobbiamo mettere questi soldi in uno strumento unico, un solo strumento. Vi ho detto che tutti noi volentieri trovassimo un strumento che ha una redditività altissima, senza rischi, con tante garanzie e che possiamo prelevare soldi in ogni momento quando ci pare. Ma di solito, non di solito, non esiste questo strumento. E vediamo la tendenza, se la liquidabilità dello strumento alta, redditività bassa. Se i rischi minimi, redditività bassa. Se ad esempio rischi altissimi, redditività anche alta. Questi quattro, diciamo, pilastri di uno strumento di investimento sono sempre, dipendono uno dall'altro. Non può essere in uno strumento tutto alto. E se andiamo ad approfondire in corso Master Profi, noi approfondiamo a tutti questi concetti, sia redditività, rischi, garanzie, come si classificano, eccetera, eccetera. Ma spesso noi, ricordate la prima slide, su cosa basate quando scegliete uno strumento di investimento? Di solito il primo
Il primo pensiero che ci arriva nella nostra testa, quando e quanto posso avere indietro, cioè liquidità e redditività. Se parliamo di liquidità, strumenti di investimento possono essere non liquidi o difficilmente liquidi, o di media liquidità o altamente liquidi. Vediamo un po' quali sono questi strumenti. Non liquidi o proprio a liquidabilità bassissima, assicurazione sulla vita perché sapete che ci vogliono tantissimi anni prima di cominciare a prendere qualcosa. Mi è venuto nella mente il pensiero che bisogna morire per prendere qualcosa, per avere qualcosa indietro. O i mobili nella fase iniziale, quando si comincia a costruire un palazzo. Qui possono passare degli anni e parecchi anni, anche un grande rischio. Difficilmente liquidi possono essere investimenti in business, partecipazione. Azionaria, gioielli e metalli preziosi e antiquariato. Allora, di media liquidabilità, strumenti di investimento nel mercato va valutario, progetti pre-startup e obbligazioni. E altamente liquidi, attività monetarie e investimenti finanziari a breve termine. Strumenti di investimento del mercato azionario, cioè azioni che possiamo vendere in qualsiasi momento, e moneta digitale. Così, diciamo, si classificano, per farvi un esempio, degli strumenti sulla base di liquidabilità. E basandosi anche su questo, possiamo scegliere strumenti, cioè qui vediamo già tre, diciamo, direzioni in cui possiamo investire soldi, basandosi sulla liquidabilità dello strumento. Ma dobbiamo sempre ricordare, se prendiamo uno strumento altamente liquidabile, che in ogni momento possiamo avere indietro i nostri soldi, questo strumento o a bassa redditività, come ad esempio deposito bancario, oppure ad alto rischio. Allora, investitore professionale ha sempre, cioè, da uno strumento che ha un rischio di 100%, può ridurre questi rischi al 1-5%. Come lo può fare? Creando un portafoglio di investimenti, non investendo in uno solo strumento, ma diversificando. E così, quando noi diversifichiamo investimenti, creiamo un portafoglio, rischi si abbassano. Perché si abbassano questi rischi? Perché se abbiamo uno strumento che ad esempio è andato sotto zero, prendiamo un esempio, un portafoglio che contiene 10 diverse opzioni di investimento. Anche se uno, due o tre vanno sotto zero, quelli restanti coprono le perdite e vi portano sempre al guadagno. E se avete deciso di investire soldi, dovete creare un portafoglio degli investimenti. Non dovete, diciamo, mettere tutti i soldi, tutte speranze per un solo strumento. Penso che questo sia chiaro. Qui non ci sono, diciamo, dei calcoli da fare, eccetera, eccetera. Si deve solamente capire che si deve creare un portafoglio di investimenti. E anche se avete trovato uno strumento che vi sembra proprio bellissimo, sicurissimo e siete sicuri al 100%, è qui che dovete fermarsi e
diciamo, un po' aspettare un po' di tempo per ragionare, perché sapete che l'emozione è una, diciamo, un nemico di un investitore. E di questo anche parliamo nelle regole successive. Allora, ragazzi, concludendo, il portafoglio, cosa vuol dire un portafoglio di investimento? È un insieme di strumenti di investimento in cui si ottiene un saldo positivo. E per creare un portafoglio di investimento, prima di creare un portafoglio di investimento, dovete determinare i vostri sogni per 3-5 anni. Ricordate, parliamo sempre dei nostri sogni e obiettivi. Dobbiamo avere degli obiettivi e dei sogni ben chiari, perché su questi sogni e obiettivi, sui nostri sogni creiamo obiettivi finanziari e sugli obiettivi finanziari creiamo un piano finanziario. E così possiamo definire una strategia di investimento. Le strategie di investimento possono essere attivi, passivi o misti. Attiva strategia, quando voi personalmente diciamo, come si dice, dirigete il vostro investimento, ad esempio come si chiamano le persone che vendono, comprano le valute sul mercato, su Forex anche, trader è un investimento attivo perché lui mette soldi e proprio attivamente decide quando comprare e quando vendere. Passiva, quando voi ad esempio andate alla banca e date soldi alla banca e non sapete nessun, diciamo, non avete nessun rapporto con questi soldi, si occupa la banca di soldi, anche assicurazioni, è una forma passiva. E mista, dove voi sia struttura dove sono andati i soldi, potete partecipare e cambiare la situazione di investimento. Ok, ragazzi, ad oggi abbiamo parlato del diversificare i vostri investimenti, creare il portafoglio di un portafoglio di investimenti e ricordate queste tre regole. Cosa ci vuole prima di creazione di un portafoglio di investimento. Determinate i vostri sogni, create obiettivi finanziari su cui create un piano finanziario e determinate la strategia di investimento. Se avete delle domande, volentieri rispondo sulle vostre domande. Se non le avete, vi auguro buona serata. E ci sentiamo il prossimo mercoledì, dove parliamo della quinta regola dell'investitore privato. Ok, le domande non ci sono, quindi buona serata, ragazzi.